su Chef per i bambini. Oggi facciamo una ricetta veloce e semplice perché devo andare a giocare. E anche buona. Friciolina di ricotta. Ricotta 250 grammi. Parmigiano grattugiato 60 grammi. Pane pesto 50 grammi. Un uovo, sale quanto basta. Olio per cuocere. E delle foglioline di erba aromatica fresca. E naturalmente Chef per i bambini! Ingredienti: ricotta, pane grattugiato, erbe aromatiche, un uovo, sale, parmigiano, olio per cuocere, sempre di oliva. Procedimento, ma prima di tutto lavarsi le mani. E tu lava, e tu lava, che non si propaga. Se tu lava, che non si propaga. In un contenitore mettiamo le erbe aromatiche, naturalmente tritate, poi anche il pan pesto, anche la ricotta, il parmigiano, il pizzico di sale e l'uovo. Adesso incominciamo a impastare il tutto. Assaggiamo se va bene di sale, eventualmente ne aggiungiamo ancora un po'. Con l'impasto facciamo i frittellini. Adesso li mettiamo a cuocere in padella con un goccio d'olio e li giriamo nella cottura. Ma io vi faccio vedere. Mettiamo un po' di olio nella padella. Adesso mettiamo i frittellini. Attenzione a non bruciarvi, piuttosto lo fate fare ai grandi. Come sono arrotolati li mettiamo sulla carta assorbente. Assorbente. E i friggiolini della nonna sono pronti! Prima di tutto facciamo la prova qualità. Magna tosti Tigre Piaf. A parte gli scherzi, ora impiattiamo. Un po' di insalata al centro. Primule rose e margherite. Per finire le aromatiche. E ultima cosa da fare, ovviamente mettere i frittellini, o meglio chiamati ai friciolini. Un po' di polvere di pomodoro secco. Se non ce l'avete fa niente, ma le pibum parei. Oggi contro noi ho vinto io! Aceto balsamico. Magna tosti che le piace. Io sto dicendo che mi piace. Sigla. Tutti i cuochi dell'associazione Cuochi della Mole, solo belle persone. Antonino Cannavacciuolo, Cracco, Barbieri, Texas Ranger, il mio barbiere di fiducia. E Zero Croccare che ci ha fatto questo bel disegno. Ciao a tutti e ci vediamo domani per una nuova puntata di Chef per i Bambini. E in settimana faremo una ricetta, ma a quattro mani, se ce lo permette il tempo però. Ciao!